Un coriaceo notaresco rallenta la corsa della San Benedettese. Al Savini termina 1-1, una gara maschia. Accade tutto nel primo tempo, nel quale Belloni risponde a Battista. Ma procediamo con ordine. Il notaresco si presenta all'impegno forte dei 6 risultati utili consecutivi. Bruno recupera Di Bartolo, ma non da Loia, da alcuni acciacchi fisici accusati in settimana. Scelta prudente nel reparto avanzato. Dall'inizio c'è Belloni con Marrancone, Bonfiglio e Scipione ad agire alle sue spalle. Pronti a subentrare Raniere e Forcini. La Samb Battistrada ancora imbattuta. Arriva al Savini con 400 tifosi al seguito, che fanno registrare l'ennesimo sold out in trasferta. Il tecnico Lauro conferma il 4-3-3 con Cardoni e Battista a supporto di Alessandro, ma deve rinunciare a Martiniello, Zecev e Paolini. Titolare anche l'ex Scimia, dalla panchina Tomassini, Fischietto Campano, dirige Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia. Buono l'approccio della formazione abruzzese, che ha la prima occasione con Marrancone, che prova a sfondare sulla destra. Punta il diretto marcatore, ma calcia abbondantemente fuori. La Samb cresce nel pressing, ma è un pasticcio difensivo notareschino a sbloccare il risultato. Curtosi sbaglia l'aggancio sul retropassaggio di Ferri, regalando la sfera a Battista, che a porta spalancata non sbaglia e fa esplodere il settore ospiti. Il notaresco sembra aver subito il colpo per qualche istante. Al 20° fa tutto Cardoni. La conclusione si stampa prima sulla traversa e poi sul palo, salvando i rossoblù di casa. La gara gira inevitabilmente. Al 25° sul cross di Casella si avventa Marrancone, che prova senza successo la deviazione sotto porta. Al 34° è ancora pericolosa la Samb. Sull'uscita insicura di Curtosi, Sirri non trova la porta. Passa appena un giro di lancette e Nicolas Belloni, sugli sviluppi di un corner, trova la zampata vincente e deposita alle spalle di Coco per la quinta rete stagionale. Al Savini è 1-1, risultato con il quale si va a riposo. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa, che è più bloccata e il nervosismo sale. Al 7° l'acuto di Scipioni porta ad una conclusione debole ed innocua. Alla mezz'ora la Samb chiede un calcio di rigore per un atterramento ai danni di Battista. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per la massima punizione. La panchina marchigiana esplode di rabbia. Nonostante la spinta ospite, il notaresco prova a cercare i 3 punti. Saccomanni dal limite spara alto. Gli assalti finali della San Benedettese sono tutti riassunti dal colpo di testa debole di Pagliari sul cross di Zoboletti. Finisce così, il notaresco ferma anche la Samb. Al Savini termina 1-1 con gli applausi dei tifosi notareschini e i fischi verso il direttore di gara da parte dei supporter marchigiani, che comunque tornano in Riviera ancora imbattuti. 7° risultato utile consecutivo invece per il notaresco.